in fondo al mare, in fondo al mare. Ciao amici, bentornati su festecompleanni.com, edizione In fondo al mare. Io sono il vostro sirenetto Mister Nani e nella puntata di oggi vedremo come realizzare un animaletto che appunto vive in fondo al mare. Vediamo insieme come costruire il cavalluccio marino. In fondo al mare, in fondo al mare. Pronti, pronti, siamo in postazione in fondo al mare, feste compleanni. Siamo qui con i nostri amici per costruire il cavalluccio marino. Allora, amici, per fare il cavalluccio marino abbiamo bisogno di quattro palloncini. Ne prendiamo uno, lo gonfiamo completamente lasciando libere due dita. Cominciamo subito con il musetto del nostro cavalluccio marino. Facciamo due palline piccole piccole con la tecnica della torsione ad orecchio. La boccuccia è pronta, ora dobbiamo fare la testa. Facciamo una piccola salsiccia della larghezza di una mano e poi un'altra salsiccia. Alla fine di questa salsiccia facciamo una pallina con la tecnica della torsione ad orecchio. Per completare la base della testa, facciamo un'altra salsiccia della stessa lunghezza della seconda che abbiamo fatto e la fissiamo proprio qui dietro la boccuccia. Molto bene, ci manca la parte sopra della testa. Dobbiamo fare due palline della stessa lunghezza divise tra di loro da una pallina con la torsione ad orecchio. La seconda salsiccia la chiudiamo qui, proprio dietro la pallina dietro la testa. Questa parte di palloncino non ci serve, possiamo romperla con una tensione semplice e tiriamo forte forte. Facciamo un bel nodo per fissare la nostra figura. La testa del cavalluccio marino è pronta. Ora prepariamoci per fare il corpo. Prendiamo un altro palloncino dello stesso colore. Lo gonfiamo completamente fino alla fine, lasciando libere tre dita. Schiacciamo il palloncino per farlo diventare un po' più morbido. Cominciamo dal nodo. Dobbiamo fare due salsicce della stessa grandezza, divise con una torsione semplice. La seconda la chiudiamo proprio qui, dove c'è il nodo. Per concludere il corpo, dobbiamo fare una terza salsiccia della stessa lunghezza e dobbiamo farla passare proprio qui, in mezzo alle due che abbiamo appena fatto. Alla fine del corpo, dobbiamo fare due palline con la tecnica della torsione ad orecchio, una subito dopo l'altra. Per dare al cavalluccio marino la forma con la codina ricciolata,
prendiamo il palloncino in questo punto, lo teniamo fermo e arrotoliamo intorno tutta la figura. Schiacciamo per fare la figura. Perfetto, ora dobbiamo unire la testa al corpo. Prendiamo la nostra testa e annodiamo al corpo con la parte di palloncino avanzato. Fissate bene bene, non abbiate paura. La testa è fissata, ora ci mancano i dettagli. Dobbiamo fare la pinna sulla punta della testa e lungo tutta la schiena del nostro cavalluccio. Prendiamo un palloncino di un altro colore. Lo gonfiamo completamente lasciando un po' di spazio libero. Fissiamo il nodo proprio qui, sulla punta della testa del nostro cavalluccio. Ecco fatto, per fare la pinna dobbiamo fare una salsiccia della grandezza di una mano, dividerla con un'altra pallina e chiuderla con un'altra salsiccia della stessa misura, sempre qui dietro la punta. La pinna è pronta, possiamo tagliare la punta del palloncino per far uscire tutta l'aria. Facciamo un bel nodo per non farlo sgonfiare. Tagliamo con la forbice la parte di palloncino avanzata. Mi raccomando, sempre con la punta arrotondata. Pinna è pronta, ci manca solo la parte dietro la schiena. Prendiamo un altro palloncino dello stesso colore, lo gonfiamo completamente lasciando libere due dita. Fissiamo il nodo proprio qui, attorno al collo del nostro cavalluccio. Schiacciamo il palloncino per far finire l'aria proprio qui, dove abbiamo fatto il nodo. Ora dobbiamo fare una serie di palline lungo tutta la schiena del cavalluccio e fissarle proprio qui sulla coda. Questa parte di palloncino non ci serve, la tagliamo con la forbice. Facciamo un bel nodo stretto stretto.
tagliamo la parte di palloncino sgonfio. Prima di mettere gli occhi, sistemiamo bene bene tutta la nostra figura. Per fare gli occhi dobbiamo prendere un palloncino rotondo. Dobbiamo gonfiarlo poco poco, in modo da riuscire a dividerlo a metà formando due palline. Infiliamo gli occhi proprio qui, nel buco in mezzo alla testa. Ora possiamo attaccare gli occhi. Dobbiamo ritagliare dei pezzettini di cartoncino bianco e disegnare una pallina nera. Prima da una parte e poi dall'altra. Il nostro cavalluccio marino è pronto. Wow, riesce a nuotare anche lì indietro. Ragazzi, per oggi è tutto. Io sono il vostro Mr. Nani e questo è il cavalluccio marino. Volevo rispondere a tutti quelli che mi scrivono sul nostro sito www.festecompleanni.com. Come faccio per avere come ospite speciale Mr. Nani alla mia festa di compleanno? Ragazzi, semplicissimo. Basta scrivere una mail a info@festecompleanni.com e il nostro staff sarà pronto per rispondervi subito. Ragazzi, un saluto e al prossimo video.